storie e opinioni del nostro dotto Burbea. Gabini israeliani, tutte roba da... Toftafa. No, non hanno base, non hanno educazione, non hanno niente. Certo, il rabbino... Vanno solo mangiare soldi, mangiare, ma studia. Io a me mi piace, qualche volta è venuto qualcuno con cui ho parlato, in inglese, sì, ma si discute di religione. Che cosa mi pare di quella Milano Shabbat, Milano Haddar Allah? Non mi piace. Non sono fatto per questo assolutamente. Ma io certo devo rispondere. Però voglio dire che una volta c'era un livello di Rabbanim che quando parlavano la loro parola era una perla. Ma dove sono questi? Ma c'erano, lo dice a me che se c'erano. Io avevo un rabbino, si chiama Zeh Haddad, Sì. un povero, uno che non aveva da dare la cena ai figli. E veniva la sera alle Shiva a studiare con noi, Rabbi Zeh Haddad. Ma tu non so, non puoi immaginare che cosa dice di bocca sua, cosa discuteva, di che cosa parlava. Un uomo comunque di livello, voglio dire. Un salto Zawali Haqqani, Zawali nel vero senso. Senti, tu hai conosciuto mio nonno Heidrichs? L'ho conosciuto a quei tempi, la sentivo parlare di Heidrichs. Ah, però non l'hai conosciuto No, personalmente. personalmente non l'ho conosciuto, no. Però Che era molto giovane. sì, ho conosciuto lo zio Shalom de Mantua, Shalom de X, l'avvocato del mio padre, anche lui. Insomma, mio padre faceva il barbiere da tuo padre da ragazzo e Sì, lunedì mattina aprivano abusivamente no, l'aspettavano e davanti a faceva casa. la barba a Visconti di Modrone, Visconti di Modroni, che veniva con la sua macchina. Che macchina c'aveva? Isotta Fraschini, ecco, questo me lo ricordo. Isotta Fraschini, e gli lasciava la bella mancia. Lasciava 5 euro, faceva la barba, rifaceva la barba, ma veniva solo il lunedì. Si vede che il barbiere suo è chiuso e veniva. Ah, certo. Tuo padre e un altro c'erano. C'era uno Che lavorava anche lui? Dito Fellah, il cugino di Ghiscia. Ma di un po' invece la storia di un certo Mushi Fellah che venne ammazzato durante i Moraot. Tu la sai la storia? Che sto Che fu ucciso dai suoi dipendenti, qualcosa del leggendo? No, genere. non so, di dipendenti non credo. No, io so che è stato ucciso in via Messina, Shahabelkher, sì, dove c'aveva un deposito di olio. Lui è andato lì, ha cercato di saccheggiare l'olio. L'ha saputo, lui ha avuto il coraggio di uscire di casa sua in Corsicile e andare lì. E quando è uscito di lì, hanno L'hanno colpito. ammazzato. Mushi Mushi Kishi, una gran brava persona. Conosciuto ben, ma bene bene l'ho conosciuto perché era amico, molto molto amico di mio padre, sempre sempre del mio padre.